Buonasera, l'argomento di questo appuntamento riguarda la moratoria che è stata estesa fino alla fine del mese di marzo del 2021 per i consumatori che si trovino appunto in difficoltà col pagamento dei mutui o con il pagamento appunto di prestiti con le società finanziarie. È un provvedimento che era stato già adottato durante il primo periodo di lockdown, grazie appunto al lavoro fatto dalle associazioni dei consumatori, tra cui appunto Confconsumatori e ABI e Assofin, con i quali appunto erano state stipulate delle convenzioni in questo senso. E la novità di questi ultimi giorni riguarda il fatto che questa possibilità è stata ulteriormente estesa fino alla fine del mese di marzo di quest'anno. Quindi c'è la possibilità per chi ha i determinati appunto requisiti di chiedere sia la sospensione dei mutui ipotecari residenziali nei confronti appunto delle banche per un termine massimo di 6 mesi, e non necessariamente mutui che riguardano l'abitazione principale ma anche l'abitazione secondaria, oppure per le persone che si trovano appunto in difficoltà col pagamento dei finanziamenti o sempre con le banche oppure con le società finanziarie. I requisiti per poter effettuare la richiesta sono i seguenti: innanzitutto non bisogna essere morosi, cioè non bisogna avere un ritardo già nel pagamento appunto delle rate nel momento in cui viene presentata la domanda. Il contratto appunto di finanziamento deve essere superiore a 1.000 euro e deve avere una durata superiore ai 6 mesi. E i requisiti soggettivi riguardano appunto le persone che abbiano avuto una causa appunto di cessazione di rapporto di lavoro subordinato, oppure la cessazione di un rapporto di lavoro anche atipico, oppure che abbiano avuto una riduzione delle ore dell'orario appunto di lavoro fino a 30 giorni consecutivi solari nel corso appunto di quest'ultimo periodo. In questo caso queste persone possono appunto richiedere, con i requisiti che abbiamo appunto sopra detto, la sospensione appunto sia delle rate del mutuo, sia per quanto riguarda le rate dei finanziamenti, sia alle banche sia alle società finanziarie. E la possibilità è stata estesa anche agli eredi di soggetti appunto che avevano stipulato appunto mutui o contratti appunto di finanziamento che abbiano appunto i requisiti soggettivi sopra indicati. Requisiti soggettivi al quale va aggiunto anche quello che riguarda i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che abbiano avuto un calo di fatturato del 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Quindi, in presenza di questi requisiti, può essere chiesta la sospensione del pagamento fino a un termine di 6 mesi o dell'intera rata appunto che si paga appunto mensilmente, oppure soltanto appunto della quota capitale. La scelta se appunto sospendere l'intera rata o la sola quota capitale è una scelta appunto che viene fatta dalla banca o dalla società finanziaria, però e ovviamente sia nell'una che nell'altro caso ci sarà appunto uno slittamento poi delle rate nel momento dopo appunto il termine di sospensione che è stato ovviamente concesso. E si tratta appunto di un'operazione che può essere richiesta direttamente dalla persona recandosi appunto presso la banca oppure presso la sede che si può trovare in provincia delle finanziarie, oppure scaricando direttamente i moduli online. Ed è un'operazione che è senza oneri e costi. Siccome in occasione del primo lockdown, quando già c'era questa possibilità, non tutte le finanziarie si comportavano correttamente, per cui chiedevano il pagamento di somme per poter effettuare questa operazione, è bene informare che questa operazione, in presenza di questi requisiti oggettivi e soggettivi, vi spetta di diritto e non è soggetta a nessun onere e costo. Quindi, di fronte alla vostra richiesta, nel caso appunto in cui riceviate un diniego o vi vengano chieste appunto delle somme per fare questa operazione, potete fare contestazione e rivolgervi all'associazione di consumatori che tuteleranno i vostri legittimi diritti. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie, arrivederci.